Siamo qui al Pianella, NGC Arena per essere esatti, siamo con Manu Marcoshvili, innanzitutto grazie del tempo che ci darai. Inizio subito a chiederti partendo dal presente, ovvero il presente dice Cantù seconda in classifica, una Cantù che ha purtroppo lasciato l'Eurolega, però che in campionato sicuramente avrà dei benefici. Parlando di te, le tue ultime uscite sono state molto molto positive. Ed è vero. Prima di tutto grazie per darmi questa possibilità, però secondo non puoi chiedermi così lunghe domande. È Va l'unica, bene, va guarda, è bene, va l'unica. bene, va bene, spiego così che sì, purtroppo abbiamo finito stagione di Eurolega, però secondo me possiamo dire che è stato positivo perché abbiamo giocato con tutta energia, tutto cuore, abbiamo provato a fare il meglio ogni partita. E questo era veramente quello che siamo riusciti a fare in questo momento. Per il campionato adesso siamo secondi e c'è ancora da giocare tante partite da ritorno, però siamo abbastanza squadre con stessi punti e non bisogna mollare, bisogna giocare partita dopo partita. A proposito dell'Eurolega, vi ha lasciato sicuramente qualcosa. A te personalmente cosa ha lasciato? Sicuramente abbiamo capito cosa vuol dire giocare in questo livello, no? E abbiamo imparato a essere duri, giocare difesa meglio e sicuramente è stata bellissima esperienza anche per ognuno, crescere anche mentale, no? Che siamo riusciti a giocare in questo livello Eurolega, possiamo giocare anche Parlando invece di Cantù, sei al terzo anno alla Bennett, qua. ti chiedo, dato che mi hai detto domande brevi, se ti Sì. aspettavi di essere a questo punto dopo 3 anni, secondo in classifica e comunque molto molto in alto. No, difficile aspettare. Prima di tutto non sapevo neanche se potevo stare qua 3 anni, perché una squadra forte e in passato cambiavano giocatori più spesso, ultimamente siamo rimasti un po' di giocatori ogni anno ed è bellissima cosa. E poi sono molto contento di essere qua 3 anni e stiamo vivendo con questo momento, però non possiamo neanche per il prossimo anno se possiamo essere ancora secondi. Quest'anno siamo secondi per adesso, bisogna andare avanti. Parlando sempre di Cantù, perché l'hai scelta e cosa ti piace di Cantù? Anche Cantù Città. Mi piace, cioè, se devo essere sincero, mi piace tutto perché come la squadra è bellissima, mi trovo benissimo con ragazzi, tutti quanti che sono passati gli ultimi 3 anni non avevamo mai problemi con nessuno, poi staff tecnico e anche di fisioterapisti, dottori, tutti che stanno intorno alla squadra sono disponibili 24 ore. E questa società sta lavorando come un orologio svizzero, no? Sempre ognuno segue, c'è perfetto. Poi come Cantù, una città piccola, e se non ami andare fuori, non sei uno pazzo, si sta benissimo, sei tranquillo, fai giri quando hai tempo libero e hai disponibilità per palestra sempre, puoi fare quello che vuoi. E poi alla fine i tifosi che sono sempre, sempre presenti. Una domanda che te la devo fare perché è sempre il discorso che si fa spesso a Cantù, ovvero verso Siena. Manca veramente poco, anzi, probabilmente non manca nulla, però si è sempre lì. Sì, durante l'ultimo anno abbiamo perso quattro finali. Ed è peccato perché siamo riusciti a arrivare fino alla fine, però non siamo riusciti a fare migliore presentazione quando conta. E ogni giorno stiamo lavorando di questo e secondo me ogni giocatore ce l'ha in testa che dobbiamo arrivare in finale ancora, perché non possiamo sognare battere Siena se non arrivi in finale. Perfetto. Manu Marcoshvili, giocatore, Manu Marcoshvili, persona. Quale preferisci dei due? Come?
Come sei? Sì, no, beh, scusa, in effetti è stata una domanda un po' così. Che tipo di giocatore tu sul campo sei, dai tutto? Nella vita sei esattamente così? Esatto, sono veramente esattamente così. E sono sincero, non cambia niente in campo e fuori campo. Magari fuori campo faccio meno errori, in campo faccio un pochino di più, basta. Quello che mi dice l'allenatore, non dico che cosa mi... Mi hai già detto dove arriva Cantù quest'anno, ovvero arriva in finale. Dobbiamo sperare, dobbiamo provare tutto di arrivare in finale, obiettivo. Tu hai giocato in Georgia, hai vinto un Eurocup, sei arrivato in Italia partendo da Treviso. C'è un posto, escludendo Cantù, che ti è rimasto nel cuore? No, ci sono tutti i posti, perché ogni posto che sono andato mi sono trovato benissimo con ragazzi e fatto anche amicizia. E ci tengo anche contatto con ogni paese, ogni posto che ho giocato. Per me Treviso, che è stata la prima esperienza, è rimasto sempre come uno primissimo ricordo venire in Europa. Poi sono andato a Germania, abbiamo giocato 3 mesi, giocato lì, anche lì quando vinci qualcosa, qualsiasi cosa, ti sta belli ricordi ce l'hai, no? Poi sono andato a Lubiana, che ho fatto 3 anni e ho trovato benissimo, una bellissima città, e anche lì ho trovato molto bene. Invece a Kiev poi ho trovato comunque Morosa, e allora sono già collegato con ogni città, no? Mi chiedo l'ultimo... A Cantù adesso non so cosa trovare, tranne... Beh, a Cantù io credo che trovato tanti amici, tutti, si trovano, tutti sì. Si trovano bene. Benissimo. Ti chiedo una cosa che spererò poi di chiedere a tutti i giocatori. Mitsov, sì. Vlado, tanti dicono è simpatico, però bisogna tiragliare fuori la simpatia. Però quando parte non lo ferma nessuno. È vera questa cosa o solo... È molto vero. Quando una persona che secondo me non si fida a tutti, non si fida, non è facile entrare in contatto, però veramente... Lo chiederemo anche a lui poi. No, bravissimo persona, e quando diventa un amico, diventa veramente un amico, e puoi contare di lui 24 ore su 24, è una persona pazzesca. E poi una cosa che è brutta, ti prende in giro sempre. Cioè, lo fa anche sul campo? Quando diventa un amico, poi ti prende in giro. Ma lo fa anche durante le sempre, partite? Cioè in partita no, in partita siamo seri. È nel però intendevo dire magari. Gli errori, tutto quello che facciamo, poi magari quando dà tutto finito diventa a ridere, no? Si fa ridere. Manu, io ti ringrazio, ti ho promesso infatti che sarebbe stato grazie una cosa breve. Se vuoi dire qualcosa tu, dilla pure. Non sei obbligato. Ubaleshiket Cantus. Georgiano, russo, tutto insieme. Grazie Manu.